Sono al buio e forse servirebbe un po' di luce. Bene gente, benvenuti in questo nuovo video, signori, salve, salve a tutti. Oggi sono qua per presentarvi questo tutorial su come utilizzare il light block, il blocco di luce che è stato aggiunto nello snapshot 21v13a nella Java Edition, nella Bedrock che in realtà esisteva già da prima, da tempo. Il light block ci permette di fare questa bellissima cosa, è un blocco utilizzabile principalmente dai creatori di mappe, mi viene da dire, o situazioni simili, e permette loro di non dover piazzare torce, android, lanterne, cose di questo tipo che normalmente servono per illuminare. Si può ovviare a questi blocchi utilizzando il light block, che in questo caso è sparso un po' dovunque. Andando nel menu e attivando i comandi potete fare slash give il vostro nome di Minecraft light e ottenere in questo modo il light block, questo qua. E se avete le particelle attive lo vedrete tenendo in mano il light block in questo modo. Come vedete, piazzandolo si va a generare una luce di intensità pari a 15. Il principio del light block è uguale a quello delle barriere. Infatti, se teniamo una barriera in mano possiamo vederla piazzata in questo modo, e se non teniamo per qualche secondo in mano il light block, come vedete l'effetto sparirà. Uguale faccio se tengo questo e non la barriera, come vedete presto si andrà a togliere. Ecco fatto. L'item del light block, signori, è questo qui, una lampadina, come vedete anche dalla, diciamo, dal numerino qua di fianco, di intensità 15. L'intensità è effettivamente più alta di Minecraft. Ho notato che attiva addirittura anche l'observer, guardate. La particolarità del light block, oltre a generare luce, è che ci rende e ci dà la possibilità di andare a modificare questa intensità di luce. Basterà avere in mano il light block ben appunto e cliccare tasto destro su quello appena piazzato. Ora clicco e come vedete si è spento, il light block è spento e la luce da esso generata è pari a 0. Se andiamo a cliccare, l'intensità diventerà 1, anche se è impercettibile. Proviamo 2, proviamo 3, guardate che cambia il cristallino, mi viene da dire, fino ad arrivare ad un'intensità più alta, ovviamente con un massimo di 15, che era quella che avevamo visto prima, un attimo fa. Grazie al light block, quindi è possibile andare a modificare l'intensità di luce a seconda della situazione che bisogna e che volete creare all'interno della vostra mappa. Se per esempio è una mappa horror, sicuramente in alcuni punti sarà necessario utilizzare poca luce in questo modo, ma che renda effettivamente di più rispetto a che una caverna spenta totalmente. E questa è la particolarità di questo light block, un blocco che secondo me è davvero molto interessante. Era presente soltanto nella Bedrock Edition e dal mio punto di vista spesso ho ritenuto necessaria questa aggiunta. Non c'è tanto da aggiungere, signori, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, perché vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale e commentare. Passate anche dalla descrizione dove trovate il link al gruppo Telegram, al profilo Instagram e al sito Viola delle live. Detto questo, signori, da Nick è tutto, alla prossima. Ciao ragazzi!